Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Allora, oggi volevo farvi vedere un paio di vestiti che ho comprato ultimamente online, perché ovviamente i negozi sono tutti quanti chiusi qui in Italia, e ho acquistato su Zara, qualcosa su Shein e H&M principalmente. Però non ho ordinato tantissimo, ovviamente qualche vestito, giusto perché ho fatto le pulizie degli armadi, quindi mi sono trovata senza un po' di vestiti un po' più basici, diciamo. Allora, iniziamo subito con Zara. Poi ovviamente man mano che vi faccio vedere le cose, dopo vi lascio un clip dove le indosso, così potete vedere anche più o meno la taglia su. Vi lascerò giù nell'info box ovviamente i link a tutto e, se mi ricordo, anche la taglia che ho acquistato per i vari capi e i prezzi ovviamente. Allora, prima cosa che ho preso da Zara, intanto ho comprato diverse magliette normali, quindi una è questa qua, è una magliettina classica t-shirt a manica corta, questo bel verde militare, è cotone, normale, classica, l'altezza è abbastanza normale, sì, non è ancora stirata, però mi piaceva perché appunto la manica, come le altre t-shirt che ho preso, come anche questa, la manica non è troppo corta, ma è giusta mezza manica, quindi non è tanto quasi canottiera, perché ultimamente vedo tante maglie che hanno proprio la manica che arriva qua ed è una cosa che proprio a me non sta bene e non mi piace. Maglia molto molto leggera e sottile bianca, che è lo stesso modello di quella beige che ho su adesso, che è in base modale. Non so bene che fibra sia, però è molto simile tipo alla seta, è molto molto leggera, un velo trasparente, quindi insomma mettete sempre un reggiseno color carne con queste, mai nero perché sennò ovviamente si vede, però mi piace molto perché non si attacca al corpo, tra virgolette, cioè scende bene, quindi copre un po' le curve, la pancetta, ha una bellissima vestibilità e quindi mi piace molto come sta, perché appunto copre un po' cosa non vogliamo far vedere, e l'ho acquistata appunto anche in questo color bellissimo beige che mi piace da morire. E anche di questo qui ha questa bellissima manica un po' più lunghina, che quindi è proprio quello che mi ha convinto ad acquistarla, anche perché ho tante maglie bianche, nere, normali a maniche corte di cotone, però questa, essendo questo materiale, è un velo, proprio un velino più formale rispetto a quella lì classica di cotone. Quindi questa qua secondo me si può mettere sia da tutti i giorni che anche magari qualcosa di un pelo più importante, sotto magari un blazer o qualcosa del genere. Ho preso da Zara, che è il mio capo preferito, è questo giacca in pelle beige, è classica, corta, con tutti gli inserti in argento, e ha un taschino piccolino qui davanti e dopo le tasche classiche, insomma. Mi piace tanto perché ha poi questo dettaglio sulle spalline. Quindi ha questi gancetti sulle spalline ed è un bellissimo color beigiolino, sabbia, freddo. Mi piace veramente tanto adesso per la primavera rispetto al classico chiodo nero, che comunque l'ho acquistato anche di H&M nero. Però questo qui beige è proprio bello. L'ho preso un velo più largo perché questo qui non è lo stile che ti abbraccia praticamente, cioè che fa un effetto un po' più stretto. Questo qui è da portare un velo oversize, quindi ho preso una XL di questo, se non sbaglio, esatto, mentre tutto il resto era una L, eccetera. Anche nelle maglie mi pare di aver preso l'XL perché appunto ho sentito che erano un po' più piccoline, e appunto anche se vedete qui la spallina non è giusta, cioè fosse giusta dovrebbe essere più in alto, però la volevo un po' più in basso, così da fare un effetto un velo più naturale e non proprio ciucciato, diciamo. E allora in questa qui l'ho presa un velo più grandina rispetto a quello che prendo normalmente, però è veramente veramente bella, mi piace un mondo, non vedo l'ora di poter uscire per indossarla. Invece ho preso solo tre cose. Il primo è questo vestitino, tipo in camicia simil seta, questo bellissimo rosa antico, è abbastanza lungo perché arriva, mi pare, appena sopra il ginocchio, quindi non è proprio cortino, e ha la fascia ovviamente a mo' di accappatoio per poterlo chiudere. Questo mi piace veramente veramente tanto. È scuretto, però secondo me quando se mi abbronzo un po' di più sta anche un po' meglio ovviamente, ed è anche bello leggero da sia da utilizzare la sera, perché
però principalmente d'estate. Primavera sarebbe sì, ma da mettere calze e giacca in pelle magari sopra e stivaletti, però è molto molto carino. Che adesso è sporca di fondotinta ovviamente, però mi piace veramente veramente tanto perché anche questa qui ha la manichetta un po' più lunga e ha questi bottoncini davanti, è un velo corta, non proprio cropped, però neanche lunga da vita diciamo, e mi piace perché ha un bello scollo profondo, però non esalta troppo il seno, non fa vedere troppo il seno. L'unica pecca che mi è arrivata, che non so se potete vedere, con un piccolo taglietto, eccolo qua. Infatti adesso devo vedere di riuscire a ripararla, perché volevo cambiarla, però nel sito sono finite tutte le taglie, tipo dalla XS alla XXXL sono finite tutte, e c'è anche nera, infatti volevo prendere anche nera, ma è finito tutte quante le taglie, quindi adesso appena vedo che tornano in stock le ricompro. È veramente veramente carina, è fatta tipo materiale a costine. Non per importanza di H&M ho preso il chiodo nero. Questo è splendido, perché io appunto facendo pulizie avevo buttato via l'unico giubbotto in pelle che avevo, perché proprio non mi piaceva come mi stava, e quindi ho detto ok, devo investire in un nuovo giubbotto in pelle, però non potendo utilizzare tanto, perché qui da noi tra la primavera e l'autunno sono 2 mesi l'anno, perché poi il resto o fa troppo caldo o fa troppo freddo, non mi andava di andare a spendere 100 euro per un giubbotto in pelle. Questo mi pare fosse sui 40 o 30 o 40, comunque sì, ve lo linko giù, ed è classico nero, mi piace perché non è liscio, pelle lucida, ma è un po' tramato, infatti si vede che ha una bella trama, e è molto morbido, non è rigido, e ha tutti quanti gli inserti in argento, anche questo qua. Questo invece è bello perché sta giusto, asciutto, non troppo grande come invece quello lì di Zara, che invece è un velo più grandino, sta un po' più grande. Questo qua invece sta bello e giusto, con la abbraccia proprio la figura, ed è veramente bellissimo. Da Shein ho preso questo vestitino, che in realtà ha appunto anche la cinghietta da chiudere in vita, che è un bel colore, in realtà da camera sembra più rosso, in realtà è più lampone tipo, quindi è un po' più tendente al vinaccia. Questo appunto si può chiudere in vita come quelli dei H&M, però a differenza è un materiale che non so bene spiegarlo, ma non so se si riesce a vedere dalla camera, però appunto è un materiale un po' più particolare. Non mi fa impazzire, però su sta bene, quindi mi piace. E questo qua invece è un po' più corto rispetto a quello di H&M, quindi arriva a metà coscia, diciamo. Anche questo molto molto leggero, assolutamente estivo. Questo blazer molto molto bello, estivo ma anche primaverile, che è appunto questo color panna e caffè, tipo molto chiaro, beigiolino. Questo qua è abbastanza lunghetto, quindi è bello anche secondo me messo con un paio di pantaloncini corti. Ha le maniche già tirate su, ma penso che si possono ovviamente tirare giù, mi è arrivato direttamente con la manica tirata su, e mi piace tantissimo questo stile blazer, se non sono proprio invernali adoro averli sempre con la manica un po' tirata su, e non ha bottoni per la chiusura qui davanti, quindi è bello liscio e dritto, ed è molto femminile secondo me, per quanto sia un taglio maschile, il colore e un po' lo stile a righe lo fa diventare un velo più femminile. E questo qui è molto bello, sopra una canottiera, una maglia di qualsiasi colore, perché comunque è un bel neutro questo qui, e mi piace veramente veramente tanto. Dopo di Shein ho preso questo copripiumino, che appunto dopo magari mi inserisco una foto, che è tutto quanto fatto a pesche. L'unico problema è che le federe erano molto molto piccole, e quindi non sono riuscita a farci stare i miei cuscini classici, che sono appunto quelli là arancioni dietro, ci ho messo delle federe che avevo già a casa.
L'unico modo in cui sono riuscita a trovare di usare le federe è stato nel metterlo nel mio cuscino tondo, quello lì cilindrico, che però ovviamente non ci stanno. Comunque c'è un po' di scarto anche su queste, però erano veramente, veramente troppo piccole e i cuscini mi si incastravano dentro, mentre il copri piumino era perfetto. Ho preso il queen size perché io appunto ho il piumino, quello dell'IKEA, classico, e c'è stato benissimo, anzi giusto, però le federe non si sa come, mai successo. Di solito se è piccolo è il copri piumino ma non le federe, invece le federe erano minuscole, non riuscivo proprio a chiudere il cuscino dentro. Vabbè, non importa, li uso comunque per questo ed è molto bello perché dietro è a righe, invece davanti c'è appunto questa stampa a pesche che è super super carina. Bene, questo era tutto per gli acquisti che ho fatto ultimamente online. Appunto, vi ricordo che vi lascio giù tutti quanti i link, i prezzi e le taglie che ho acquistato in questi vestiti. E ricordatevi di mettere un pollice in su e iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video. E ci vediamo alla prossima. Ciao!